Ciao a tutti amici di YouTube e benvenuti in questa nuova lezione del corso di disegno manga. Oggi vorrei occuparmi con voi degli elementi, esterni che in qualche modo vanno ad interferire con il disegno, con il personaggio e quindi creano dinamismo. Questa è una cosa veramente molto importante e sarà utile per poter concludere questo primo ciclo delle pose dinamiche che abbiamo fatto, insomma, cioè un ciclo base. L'immagine che state vedendo l'ho creata apposta per questa lezione e ho preso spunto da un manga molto bello chiamato Gekka Bijin di 5 volumetti, ve lo consiglio, uno shonen veramente fatto bene. E questo è il personaggio principale. Ho trovato utile riproporre questa vignetta proprio ai fini di questa esercitazione, perché qui abbiamo praticamente un personaggio in posa, diciamo una posa già di per sé un pochino dinamica, perché vedete, il personaggio non è completamente dritto, anche se comunque l'immagine risulta frontale, la testa è spostata di tre quarti e quindi già questo crea un po' di dinamismo. Inoltre vediamo anche le spalle, no? Vedete che una spalla tende ad essere avanti e un'altra un po' più indietro, quindi c'è già del movimento nel personaggio stesso, ma la cosa che crea veramente dinamismo sono i capelli, e i capelli sono mossi dal vento, e quindi l'elemento di cui stiamo parlando in questo caso è proprio l'elemento vento. Quindi guardate come appunto un elemento esterno può andare ad incidere in maniera anche piuttosto evidente sulla dinamicità dell'immagine, perché grazie al vento c'è la possibilità di spostare tutti questi capelli e vedete come il disegno diventa più ricco, più movimentato, appunto grazie a questo piccolo escamotage. La seconda immagine che voglio farvi vedere invece riguarda l'elemento fuoco. Questa è una vignetta presa direttamente dal manga Fairy Tail di Hiro Mashima. Qui il personaggio che vedete è Natsu nella versione One Year Later, no? Perché adesso nei manga c'è questa idea di, insomma, di far passare un po' di tempo e riproporre il personaggio, diciamo, cresciuto. Ecco, questo è Natsu e come vedete qui abbiamo in vista, insomma, l'elemento del fuoco e guardate come il fuoco riesce a creare del dinamismo. Qui vediamo il fuoco, insomma, intorno alle mani del personaggio, ma vediamo anche del fumo dietro e tutti questi movimenti ondulatori, queste curve vanno proprio ad arricchire notevolmente l'immagine visiva, anche se di per sé già l'immagine risulta movimentata, risulta dinamica proprio grazie alla posa stessa del personaggio che è posizionato a 15 gradi, vedete, non è proprio un frontale diretto, è a 15 gradi, ha la testa leggermente reclinata verso il basso e le braccia, come vedete, non sono statiche, buttate giù, ma creano proprio questo dinamismo grazie al fatto che sono a pugno chiuso e in una posizione che, diciamo, ripropone, insomma, il potere, la potenza, no? Nelle braccia, come se stesse facendo praticamente forza sui bicipiti. Ecco, qui il mangaka ha fatto solo un piccolissimo errore perché vedete che il vento va dalla nostra destra verso sinistra, perché vedete la sciarpa e i capelli tendono ad andare verso sinistra, mentre praticamente il fuoco che ha nelle mani tende ad andare verso destra. Quindi quando imparerete, diciamo, ad avere una visione d'insieme del disegno, riuscirete a capire anche questi piccoli particolari e noterete che i mangaka fanno anche diversi errori. Ci sta, insomma, è una cosa normale. Con questo non voglio andare a demonizzare Hiro Mashima, che fa dei disegni, a mio avviso, molto molto ricchi e belli. Però era giusto per farvi capire che più crescerete nello studio e nella tecnica del disegno, più andrete ad analizzarlo proprio nei minimi particolari, riuscendo anche a percepire dei piccoli errori. La terza immagine, sempre presa dal manga Fairy Tail, è una vignetta di Aquarius che protegge Lucy. Vedete qui l'elemento invece è l'acqua, ok? E guardate che bell'effetto è riuscito a fare Hiro Mashima.
creando proprio una specie di cornice intorno ai personaggi, proprio grazie a quest'acqua che in maniera circolare va a incorniciare l'immagine principale. Quindi vedete come gli elementi esterni vanno ad arricchire la dinamicità della vignetta stessa? Sarà importante tenere in considerazione anche questo particolare quando vogliamo andare a disegnare un'illustrazione, appunto, o una tavola. Quindi, andando a riepilogare questo primo capitolo sulle pose dinamiche, abbiamo, diciamo, intuito diverse cose che vanno ad arricchire l'immagine. La prima cosa è ricordiamoci di muovere gli elementi del corpo, quindi testa, braccia, gambe. Non facciamo tutto, come dire, incolonnato. Se vogliamo fare un disegno frontale, tutto frontale, ma cerchiamo di giocarcela. Per esempio, fare la testa a tre quarti e il corpo, dritto già crea un inizio di dinamismo. La seconda cosa invece è giocare un po' con il tronco, quindi partendo dalle spalle, passando per la spina dorsale, dobbiamo andare ad analizzare i movimenti di entrambi e cercare di muovere il corpo, non lasciandolo appunto rigido, impalato. Ricordandoci anche che attraverso le spalle si possono trasmettere anche delle emozioni. E quindi sarà importante giocarcela anche sotto questo aspetto. Infine, abbiamo visto come gli elementi esterni, quali possono essere il vento, il mare, il ghiaccio, la neve, la pioggia, possono creare dinamismo al personaggio stesso. Bene, ora che avete appreso tutte le tecniche basilari per poter creare una posa dinamica, possiamo passare al nono esercizio. Quello che dovrete fare in questo nono esercizio è creare Kodoku e Mitsu insieme in un'unica posa dinamica, prendendo spunto dalle cose che abbiamo imparato in questi ultimi video. Avete tempo fino al 29 di novembre, a domenica 29 novembre, per consegnare il vostro esercizio. Vi ricordo che l'esercizio andrà necessariamente consegnato nella community di Google Plus Disegniamo insieme a Marionetta Matta, nella categoria Esercizi, e scrivete anche un hashtag chiamato Esercizio 9. In questo modo sarò sicuro di non perderli e poi avremo la possibilità, insomma, di analizzarli insieme in un video dedicato. Per il momento è tutto, noi ci vediamo prossimamente per un altro video, un'altra lezione, ok? Un bacio a tutti i matti del mondo! Mua!